Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video dove voglio rispondere ad una domanda secondo me molto molto interessante di uno dei miei iscritti su YouTube che mi ha chiesto: Matteo, cosa pensi che possa accadere adesso con il marketing digitale? Secondo te ci sarà questa spaccatura tra persone che subiscono il marketing e lo vivono semplicemente in modo passivo da consumatori e persone che invece lo usano per promuovere il proprio business, quindi arricchirsi e generare vendite? Ci sarà sempre di più questa spaccatura secondo te? E secondo me sì, anzi è qualcosa che già sta accadendo ed è un argomento molto interessante. Quello che è successo con la crisi del Covid è che la maggior parte delle persone si sono spostate online completamente. Anche persone che non erano così digitalizzate hanno scaricato delle app, hanno iniziato a diventare attive sui social media e quindi abbiamo forzato in qualche modo la digitalizzazione di tutti, anche di persone che non volevano fare la spesa online, anche persone che erano un po' scettiche o che non pensavano gli potessero piacere i social media, adesso invece sono tutti online. Quindi qual è il futuro che si prospetta? Beh, due grandi gruppi di persone. Persone che vivono l'online da consumatori, quindi persone che sono attive sui social media ma semplicemente guardano i contenuti, guardano, ricevono informazioni. Insieme ai contenuti che ricevono e che fruiscono ci sono anche le offerte pubblicitarie, quindi persone che sono spettatori e sono consumatori. E dall'altro lato invece creatori di contenuti, che ci saranno sempre quelli che lo fanno semplicemente per puro ego o per divertimento. Parlo dei TikToker, di molta gente su Instagram che lo fa semplicemente per puro ego e quindi creano contenuti per arricchire diciamo il proprio numero di follower, ma realmente non vanno a monetizzare molto. E poi invece persone che creano contenuti in modo strategico per fare marketing, cioè vanno a creare offerte, vanno a creare dei funnel di vendita attraverso i contenuti e ovviamente usano il marketing digitale per promuovere i propri prodotti o servizi. La spaccatura ormai è netta. La mia domanda per te è questa: da che parte vuoi stare? Vuoi essere semplicemente un consumatore e non ti interessa fare business, non ti interessa promuovere nulla, non ti interessa realmente sfruttare questa occasione per poter creare un tuo lavoro in proprio, poter lavorare da casa, avere una nuova opportunità anche di carriera? Oppure vuoi passare dall'altra parte, cioè vuoi essere la persona che invece capisce come utilizzare i social media oggi, che è dove ci sono tutti, che è dove le persone acquistano, dove le persone cercano le offerte, ricevono offerte e comprano, e vuoi capire come utilizzare tutto questo a tuo favore per creare il tuo business, per digitalizzare la tua attività se già ce l'hai e quindi essenzialmente arricchirti, ok? È veramente un'età dell'oro secondo me per chi vuol fare marketing digitale adesso, perché sono tutti online, tutti hanno aperto gli occhi finalmente, tutti comprano online e veramente il grosso dei soldi sono lì. L'unica cosa è che c'è questa spaccatura. Da che parte vuoi essere? Vuoi essere non consapevole e acquistare basta e fruire dei contenuti da spettatore, oppure vuoi essere consapevole e capire come utilizzare queste piattaforme che sono veramente straordinarie per poter far crescere il tuo business? A te la scelta, io ho già fatto la mia e mi auguro davvero che tu possa fare quella migliore per te e per il tuo business. Un abbraccio, ci vediamo al prossimo video.